con Luca Tabbiani al termine di Trento Caldiero Terme 1-0. Mister, commentiamo la seconda vittoria consecutiva del Trento. Sì, è una bella vittoria contro una squadra che sta bene, che ha fatto tanti punti fino ad oggi. E noi abbiamo fatto un ottimo primo tempo dove abbiamo iniziato ad accelerare da subito, abbiamo creato diverse situazioni e nel secondo un po' di nuovo non abbiamo gestito di nuovo bene il vantaggio. Però voglio fare una distinzione, perché sotto l'aspetto caratteriale anche chi è entrato ha dato tanto, sotto l'aspetto della voglia di non prendere gol hanno dato tutti tanto. Dobbiamo mantenere il coraggio anche quando siamo in vantaggio, questo è quello che dobbiamo fare come step successivo, ma c'è da fare un applauso ai ragazzi per l'atteggiamento che hanno tenuto. Quello che vorrei portare io e che dobbiamo lavorare per cercare di raggiungerlo è un miglioramento in quella fase lì, pur sapendo e pur capendo che il risultato conta, ma è più facile tenerlo se si continua a fare quello che si è fatto nel primo tempo. Ecco, questa è un po' la cosa che penso io. Per il resto, ripeto, c'è da fare un grande applauso ai ragazzi. Sono contento di chi è entrato perché ha rialzato il ritmo. Abbiamo sofferto molto meno quando sono entrati tutti quelli dalla panchina e questo è un aspetto veramente positivo. In più non abbiamo subito gol per la prima volta in campionato ed è un'altra cosa positiva. E quindi andiamo a casa contenti, sapendo che domani dobbiamo preparare un'altra gara per arrivare poi a domenica davanti ai nostri tifosi, speriamo, e cerchiamo di e speriamo di poter fare una grande festa insieme sia nel pre che nel post, perché è tanto che aspettiamo questo momento, l'attesa a volte può anche aiutare un po' di entusiasmo. Hai risposto a tutte le domande che si devono fare già in anticipo. Allora, la difesa e la gestione, no? Ti chiedo allora del primo tempo, la squadra che era molto forte, 4 angoli nel primo quarto d'ora, subito un paio di situazioni molto pericolose, poi c'è stato un momento in cui la squadra un po' fisiologicamente si era detto, però in quel momento avete fatto un po' uscire il Caldiero dal sottana e lo avete colpito con una bella azione in contropiede, insomma. Sì, ma ci sono varie chiavi, insomma. Sì, ma come ogni partita ci sono tanti freni di gara, no? Abbiamo spinto tanto ed è normale fisiologico poi avere un calo e quello è comprensibile nella gara. Nel secondo tempo loro hanno alzato molto la loro pressione, ma sono cose che sappiamo fare, che hanno già fatto i ragazzi, che so che in un risultato magari più sereno, in un risultato magari di pareggio riuscivano a lavorarle in maniera migliore. Dobbiamo migliorare in questo aspetto qua, perché è vero che loro hanno alzato la pressione, è anche vero che avevamo ancora più spazi dietro, è anche vero che abbiamo avuto tante occasioni nel secondo tempo lampe chiare, no? Create in ripartenza, create in contropiede, però è anche vero che siamo stati molto più bassi rispetto alla prima frazione. Ecco, dobbiamo trovare un po' più di serenità nel discorso del vantaggio, comprendendo anche che è fisiologico che ci sono gli avversari, è fisiologico che gli avversari alzano le pressioni, hanno messo 6 giocatori davanti, quindi abbiamo dovuto anche inserire un difensore per pareggiare, perché sennò eravamo in inferiorità numerica, però è anche vero che quello ti porta ad avere spazi, abbiamo giocatori di qualità negli spazi e quindi è lo step, appunto, che a mio modo di vedere dobbiamo fare. Luca, volevo chiederti, hai insistito sull'esperimento che ormai non si può definire più tale di Peralta Mezzala, come l'hai visto in quel ruolo e se pensi che possa avere anche una nuova vita calcistica? Ma quando i giocatori forti possono giocare in determinati ruoli, no? Magari Samu può fare solo centravanti o la seconda punta non può fare la mezzala ed è forte lo stesso, ora per dire, o Petrovic, ora Diego per me può fare più di un ruolo dentro una partita, può fare l'esterno, può fare la mezzala, in questo momento l'abbiamo utilizzato lì anche perché avevamo mancanza di giocatori e quindi penso che la sua qualità può essere espressa sia da esterno che da mezzala, in base alle esigenze della gara, in base anche al momento di condizione. Avere un giocatore che ricopre più ruoli dà un grande vantaggio all'allenatore. Mister, nelle difficoltà comunque si vede anche la vera squadra, no? Oggi
soprattutto nel secondo tempo, si può dire di aver assistito a un gruppo che secondo me si è unito per far fronte alle difficoltà. No, ma infatti quando io parlo dello step successivo, lo dico perché secondo me possiamo farlo, ma è anche bello vedere la squadra e i ragazzi aiutarsi così, difendere insieme così, non voler prendere gol, stare molto uniti. Poi forse in qualche situazione nelle ripartenze avremmo potuto essere un po' più altruisti, però le voglio rivedere, ma è un aspetto importante. Ma questo io quando ho iniziato ad allenare questi ragazzi da quasi subito praticamente mi sono accorto di avere la fortuna di avere dei ragazzi veramente a modo, l'ho sempre detto, ed è un grande vantaggio perché quando si ha questo atteggiamento è più facile poi ottenere risultati. Poi a mio modo di vedere, se nelle cose dove ancora facciamo qualcosina meno bene, se riusciamo, e dobbiamo riuscirci, non se, a fare un passettino avanti, allora possiamo diventare ancora più competitivi. Però l'aspetto importante del gruppo, della voglia, dell'energia, di chi è entrato, perché oggi hanno dato una grande mano, di chi ha giocato, perché comunque ha dato tutto, è un aspetto che ci dobbiamo tenere, che questi ragazzi hanno. Anche all'inizio vi ho detto che è un gruppo con dei valori e lo ribadisco sempre di più allenandoli. Poi, ripeto, dobbiamo cercare di migliorare sempre, ora il miglioramento, a mio modo di vedere, è quell'aspetto lì. Singoli non si può, meglio sempre non parlarne, però direi che una menzione su Bernardi forse veramente oggi gli ha restituito qualcosa. Ah, io il momento si è sbloccato. Posso parlare dei singoli perché è giusto, e sono ragazzi che alleno e quando fanno bene è anche bello che ne prendano prendano degli elogi, a volte voi li massacrate, quindi è giusto che noi li tuteliamo. Edo è un ragazzo che io ho sempre detto che aveva delle qualità, probabilmente ci ha messo un attimino di più, ma già domenica è entrato molto bene, oggi ha fatto un bel assist, poi di Carmine nell'attacco della porta è veramente pesante e valorizza poi il cross di Edo. Ma sono contento perché è rimasto in partita tutta la partita, ha sbagliato un passaggio orizzontale abbastanza grave e non è successo niente. Ecco, lo step che doveva fare lui era quello, oggi l'ha fatto e deve continuare anche lui a migliorare, però vedere che tutti i ragazzi migliorano di volta in volta vuol dire che siamo una squadra che può ancora crescere e migliorare. Però prendiamoci questa vittoria ora. L'infrasettimanale è il periodo pesante, no? Abbiamo 3 partite, 9 punti in palio, può determinare tanto e quindi dobbiamo resettare, partire e pensare a giovedì. Abbiamo giovedì e domenica che è molto vicina e poi a fine settimana stacchiamo un secondo, ma neanche tanto, che poi giochiamo sabato e quindi vediamo come saremo più avanti. Però oggi bisogna essere contenti dell'atteggiamento, della voglia, dell'energia che hanno messo, della qualità che abbiamo messo dentro il primo tempo e della voglia di soffrire che abbiamo messo nel secondo. E abbiamo elogiato Edo, ma ne possiamo, Bernardi, ma ne possiamo elogiare tanti giocatori nella giornata di oggi.